Eccoci ancora in diretta, di nuovo interferenze in radio, Radio Tandem con Sara. Ciao. Ciao Sara. Ciao. E anche con Ivan Conte. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao Sara, ciao Luca. Ciao Ivan. Benvenuto Ivan. Mi stupisci Ivan. Nel senso che io ti conosco, ci conosciamo perché sei un operatore sociale. Però adesso arrivi in veste di qualcos'altro, in un ambito che insomma ci fa molto piacere di indagare, però insomma che ci sorprende perché a volte ci trovavamo per lavoro, a volte si parlava sì, di cose lavorative. Invece questa volta cosa stai combinando? Allora, prima di tutto vi volevo ringraziare per il vostro invito a questa trasmissione perché mi dà l'opportunità di tenere viva l'attenzione su ciò che è successo in Nepal l'anno scorso. Ed è per questo che oggi vi volevo spiegare un po' quello che è successo là e un po' capire che tipo di progettazione stiamo portando avanti per portare degli aiuti concreti a questa popolazione. Ecco, vi dico che il 25 aprile in Nepal si è scatenato un fortissimo e violento terremoto che è di magnitudo 7,8 e questo sisma ha messo in ginocchio l'intero paese, causando migliaia di vittime, circa 8.000. Quindi Ivan, abbiamo sentito di questo terribile e devastante terremoto, ma ci puoi raccontare in pratica cosa è successo? Allora, vi spiego un attimino come. E com'è nata Nepal Reconstruction? Perfetto. Il tuo progetto, no? Diciamo che quello che è successo adesso lo si può ben dire, vi spiego un po' le questioni tipo geologico che hanno causato questo forte sisma. Vi devo ricordare che la zona della catena himalayana è una delle aree più sismogenetiche del pianeta. Da milioni di anni la placca indiana, che staccandosi dalle terre emerse che formano l'Africa orientale, ha cominciato a spingersi verso nord, cioè la placca indiana che spinge verso quella asiatica che è molto più grande. Spingendo sotto provoca delle grandissime tensioni e chiaramente ogni tanto provoca anche dei disastri terribili. Questo continuo a provocare tensioni ha provocato anche l'innalzamento della catena himalayana ed è per quello che a volte troviamo che le montagne sono sempre più alte, no? Più alte, Che ormai abbiamo i crescono, mezzi per sì. misurarne l'altezza e chiaramente queste crescono. Esatto. Purtroppo devo dire che questo terremoto ha cambiato la vita a milioni di persone e che ancora per migliaia di esse le condizioni vivono, cioè per migliaia di esse vivono ancora in condizioni molto precarie, insomma. Ecco. Nepal Reconstruction è il nostro progetto. Siamo sei amici, sei persone che amano la montagna, che sono unite da un forte e rispettoso affetto verso il Nepal e verso la sua popolazione. Tutti noi siamo stati molte volte in questo paese, sia come viaggiatori, come alpinisti e anche un po' come sognatori, insomma, ecco. Infatti, E dimmi. diciamo che un po' la curiosità è di cosa ti attrae del Nepal o come ci sei finito in Nepal, insomma, se si può riuscire a sintetizzare brevemente, perché poi questo porta anche alla domanda successiva, cioè cosa l'aveva attratto il Nepal, cioè proprio prima di questa tragedia, prima di questo devastante terremoto, perché era andato in Nepal? E di conseguenza, com'è la gente del Nepal e come ha reagito a una devastazione del genere? Allora, devo dire che io sono andato per la prima volta in Nepal nel lontano 88, per cui ogni 4-5 anni ci ritorno, come del resto la maggior parte degli amici di Nepal Reconstruction.
quello che ti attrae del Nepal? Devo dire che la prima volta che sono andato siamo stati via 3 mesi e abbiamo fatto un po' tutti i trekking più classici e anche quelli meno classici, siamo stati via tantissimo. E poi nelle altre tipo di esperienze si può dire che il Nepal, insomma, è il posto ideale per chi ama la montagna e per chi ama anche la gente di montagna, insomma, gente semplice che ti dà cose semplici. Quindi ma... diciamo ti piace il clima, la gente, l'ambiente, un po' tutto? Sì, diciamo che uno in Nepal può trovare tutto quello che vuole, può avere... per le proprie ispirazioni religiose, per le proprie ispirazioni, per le proprie montagne, per la propria condizione, per la propria serenità, un po' tutto, insomma. Il Nepal, cioè la percezione che si ha da qua è di un qualcosa di speciale, sì. Non si sa bene cosa, però c'è questo sentore di persone, di luoghi, di misticismo quasi. Forse anche, ma anche questa cosa della montagna che assomiglia un po', tra virgolette, all'Alto Adige, solo molto più grande probabilmente. Sì. Leggermente, Luca, leggermente. Sì, leggermente. Diciamo che la maggior parte del territorio nepalese è chiaramente di montagna, però non c'è solo la montagna e chiaramente non è neanche un paese senza difficoltà. Qui vi voglio ricordare che il Nepal è uno dei paesi più poveri al mondo, che chiaramente non riesce a sopravvivere se non con gli aiuti per i rifornimenti vitali come gas, la benzina e tutti i prodotti vitali, insomma, dalla vicina Cina e anche dall'India. Proprio per questo vi voglio riportare un attimo alla tragedia dell'anno scorso, che oltre al terremoto che ha causato chiaramente incredibili disagi per la popolazione, purtroppo si è unito anche un altro disagio di tipo politico, perché la vicina India ha creato un embargo. Per cui oltre alla tragedia, il paese era proprio in ginocchio anche. Questo perché, dopo il terremoto, l'embargo? No, proprio in concomitanza. In concomitanza del terremoto, il governo nepalese aveva steso una nuova costituzione. Mm-hmm. E questa costituzione ha posto fine alla guerra civile che c'era da un sacco di anni, però aveva in qualche modo cambiato gli equilibri anche di tipo politico-commerciali con la vicina India. Mm-hmm. E per cui chiaramente l'India ha reagito in questo modo, peggiorando un po' la situazione dei nepalesi. Per fortuna, diciamo, da solo pochi mesi l'embargo è finito e adesso il Nepal può ricominciare a ingranare, diciamo, la marcia giusta. Ecco, come ha reagito la popolazione al terremoto? Diciamo che è una popolazione abituata anche a superare grandissime tragedie e grandissime difficoltà. Diciamo che gli aiuti umanitari sono stati veloci e anche cospicui, e anche l'UNESCO ha partecipato con grosse somme di denaro per la ricostruzione anche delle opere d'arte, delle architetture che chiaramente sono il gioiello delle città nepalesi. Per quanto riguarda la gente di montagna, purtroppo lo si sa, la gente di montagna abita in posti non facili, non facilmente raggiungibili, per cui ancora moltissime persone vivono in condizioni precarie. Se hai un'idea così, il sostentamento di queste persone di montagna prima del terremoto su cosa si basava? Ma devo dirvi che anche loro avevano raggiunto, se devo parlare per la mia esperienza personale, perché io sono stato anche un anno fa, pochi mesi dal terremoto, anche la gente di montagna, diciamo, si era organizzata abbastanza bene, perché oltre alla pastorizia, oltre all'allevamento dei bovini, oltre a dare ospitalità ai viaggiatori, ai trekkingisti, diciamo che si poteva definire in
buone condizioni, no? Chiaramente poi le condizioni dell'aria, della montagna, sono sempre abbastanza dure, insomma. Dure, certo, certo. Infatti tu ci hai mandato delle immagini della Valle del Lantin prima del terremoto e dopo. Dopo cosa è cambiato e di cosa ha bisogno la popolazione nepalese? Ecco, diciamo, che aiuto ha bisogno? Diciamo che vi dico due cose su questa area del Lantin, che dove noi come progetto abbiamo voluto concentrare i nostri sforzi e dove arriveranno questi nostri investimenti. Il Lantin è praticamente a nord di Kathmandu, dalla capitale. Per le sue bellezze naturalistiche, cioè fauna e flora, fanno da protagonista, e fin dagli anni 70 è stato concepito come il primo parco nazionale nepalese, per cui si può arrivare con una settimana a piedi di trekking proprio nel cuore del parco, per cui è una zona raggiungibile anche per chi non ha grandi doti, diciamo, sportive, insomma. Cosa è successo lì? Anche perché abbiamo deciso di investire tutti lì? Gli sforzi, diciamo, lì. Che questa valle è stata sfortunata due volte, nel senso che la prima è arrivato il terremoto e la seconda, se fosse stato solo il terremoto, avrebbe minato queste piccole case di questi villaggi e forse non ci sarebbero state molte vittime. Purtroppo questo villaggio dove noi vorremmo confluire i nostri sforzi è in una zona dove c'è un grande 7000, una montagna che si chiama Lantin Lirun, che sovrasta tutta la valle, e a causa del terremoto diciamo i ghiacciai appesi alla sua cima sono caduti sul ghiacciaio sottostante facendolo implodere, e ha causato praticamente una valanga di detriti, fango, acqua, che trascinandosi a valle per migliaia di metri ha praticamente raso al suolo alcuni villaggi. Per farsi un'idea, era quello che è successo qua a Stava, però più in grande, se non ho capito, una cosa simile, per capire il fenomeno. Sì, diciamo che come vi avevo mandato le foto, sì, devastazione totale, un villaggio di 500 famiglie, e dopo la valanga di fango praticamente si vede solo come un prato di fango e basta. Ecco. Ivan, vuoi ricordare magari i tuoi contatti dove la gente potrebbe vedere queste immagini e magari poter fare un'offerta per aiutare queste persone che si trovano in Nepal, magari? Magari lo ricordiamo adesso e poi anche alla fine della trasmissione, certo. Così abbiamo due... Sì, diciamo che uno strumento più veloce è quello di andare su Facebook, digitare Nepal Reconstruction, e lì in qualche modo si può vedere la strada che ha fatto questo percorso progetto. Ci sono anche delle foto, e poi c'è anche il recapito telefonico, lo posso dire adesso, certo. 348 477 9238, per chi volesse approfondire o avere delle domande può chiamare tranquillamente. Mi dicevi che voi avete un contatto diretto lì col posto, no? Sì, diciamo che noi per il nostro obiettivo è quello di chiaramente raccogliere fondi attraverso molteplici azioni, tra le quali delle mostre fotografiche, ne abbiamo fatta, ecco. Dopo ci arriviamo, dai, la mostra fotografica ci arriviamo. E per capire meglio cosa è successo, com'è, per cercare anche di aiutare queste persone, cosa si può fare, no? Magari, però io vorrei entrare un po', tra virgolette, nel tuo intimo, Ivan, nel senso che tu hai visto una situazione tutto sommato abbastanza
cioè con difficoltà, però una bella valle dove arrivavano i turisti, dove tutto sommato riuscivano a vivere discretamente, e poi una grande devastazione. Cos'è stato per te questo sbalzo, questo shock, tra virgolette? Ma devo dire che le notizie di un anno fa del giorno del terremoto e poi anche aver visto le immagini, forse quelle più crude di questa valle che stiamo parlando adesso, dell'Antang, mi hanno un po' scombussolato, anche perché in questa valle io ci sono stato già 2 volte in 2 anni diversi. E in qualche maniera posso dire con tranquillità che forse tra le vittime ci sarà sicuramente qualche persona che ho incontrato Che sul conoscete. mio, che ho anche conosciuto, anche perché nel villaggio devastato ho anche pernottato diversi giorni. Devo dire che forse questa grande emozione, questa anche della tragedia, ha riunito questi amici, no? Nel dirci forse dobbiamo fare qualcosa, no? Perché lì abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore e il popolo nepalese sicuramente nei nostri viaggi ci ha fatto un sacco di regali, per cui noi abbiamo anche un dovere verso questa popolazione e quindi abbiamo deciso di costruire delle iniziative per raccogliere dei fondi per utili alla ricostruzione. E questo è quello che anche sentendo dà speranza, nel senso di come da tanto male, da tanta morte, può nascere anche del bene, può nascere una solidarietà, un'unità tra le persone che iniziano a muoversi per aiutare altre persone. E infatti la gente del posto, la gente nepalese, come ha vissuto questa tragedia? E come ad un anno dal sisma è cambiato qualcosa, come lo vivono? Sì, diciamo che adesso a un anno dalla tragedia possiamo dire tranquillamente che la capitale la maggior parte del territorio è rivisitabile, nel senso che gli aiuti Quindi si è umanitari ripresa grazie al si è vostro ripresa progetto. e praticamente, no, non grazie al nostro progetto, ma grazie agli enormi aiuti Che sono umanitari che sono arrivati del arrivati mondo. in questo Beh, paese. questo è molto bello che comunque ci sia stato questo aiuto da parte di tutti, Sì, insomma. devo dire che si è concentrato molto l'aiuto anche all'interno delle grandi città, dove chiaramente richiamano i turisti per rilanciare l'economia del paese. Chiaramente bisognava anche dare un segno chiaro che il turista possa ritornare tranquillamente a Certo. rivisitare le cose belle che vedeva prima. Chiaramente in montagna, come dicevamo prima, è un po' più difficile. Proprio nella valle dell'Antang, la popolazione, per esempio, di questo villaggio completamente distrutto su 500 famiglie, ci sono stati centinaia e centinaia di morti, solo 119 famiglie sono sopravvissute su 500 e ci sono stati anche tanti morti occidentali fra turisti, guide e alpinisti. E niente, questo volevo sottolineare un po' anche la popolazione di quest'area, è una popolazione molto orgogliosa, ha molto chiaro quello che vuole e noi, in qualche maniera, avendo viaggiato anche molto in questo paese, rispettiamo un po' questi abitanti che rivogliono le cose un po' come erano prima, non di più. Loro vogliono riprendere con l'attività di pastorizia, dell'allevamento e anche del piccolo turismo e avere di nuovo la loro casa, ecco. Per cui noi abbiamo deciso, e diciamo sempre anche quando partecipiamo a degli eventi per pubblicizzare la solidarietà, che noi conosciamo direttamente, qui è nato in questo villaggio un comitato e diciamo, il commissario di questo comitato è una persona a noi conosciuta e che praticamente fa da garante per gli aiuti che coinvolgono le vite dei sopravvissuti, per cui abbiamo anche una garanzia in più per
diciamo, i sussidi, i soldi che verranno investiti con trasparenza e con criterio. Il nostro obiettivo non è di fare i miracoli, perché i soldi sono difficili da tirar su. Noi abbiamo diverse iniziative, facciamo delle mostre fotografiche, abbiamo messo mano ai nostri archivi fotografici, non siamo fotografi professionisti, però abbiamo tirato fuori per la mostra fotografica che abbiamo già fatto alla Galleria Civica a Bolzano una settantina di immagini dove vengono in qualche modo messe delle immagini di quotidianità della popolazione, di bambini, della gente semplice, e poi c'è anche uno spazio dedicato anche alla visione dei filmati della tragedia. Ecco, poi noi ci finanziamo un po' con non la vendita, ma la cessione di un piccolo CD dove ci sono tutte le foto della mostra e anche altre, sempre nostre, su offerta. E praticamente arriveranno in Nepal, e il nostro obiettivo sarà quello di poter riuscire a costruire delle piccole abitazioni, o magari una scuola, o forse un presidio sanitario. Ecco, non ricostruire tutto il villaggio, perché ci vorrebbero milioni di euro, ma almeno di poter dare la possibilità di riniziare come però vogliono loro. Certo, di partire bellissimo dalle questo. Piccole cose, quindi una casetta, una scuola, insomma, in base alle esigenze che loro vi dicono, i fondi andranno poter rispettare le loro priorità. A me dà l'idea che questa popolazione nepalese sia molto molto umile e molto molto profonda comunque. Sì. Che si accontenta delle cose semplici, delle cose minime, essenziali comunque, che non vuole di più, che non pretende. Questo è molto... Mm-hmm. Cioè, mi dà l'idea dell'umiltà di queste persone. Della semplicità, sì. Della concretezza, semplicità, sì. E riuscire a tirare avanti con quello che si ha. Sì, per quello che noi sappiamo, il governo aveva progettato anche di fare un'enorme strada che partiva dalla capitale e arrivava fino in fondo alla valle, solo che i sopravvissuti questo lo rifiutano, perché sanno comunque che una strada porta sì grande benessere, ma però porta anche tanto, diciamo, invasione di inquinamento. Il benessere certo. Porta anche altre cose, e forse hanno anche paura di perdere quelle sane tradizioni e il loro giusto ed equilibrato isolamento che li ha resi felici fino adesso, insomma, ecco. Molto saggi. Molto bene, saggi. Ivan, siamo quasi giunti al termine, qua si parlerebbe per ore. Però l'importante, la concretezza, è quindi, il... Vai Sara, volevi dire qualcosa? Allora, per aiutare Nepal Reconstruction, Ivan, quindi per collaborare con voi, come si fa a dare il contributo economico? Vuoi ridare i tuoi contatti e dire alla gente che ci ascolta come fare per aiutarvi? Sì, allora, magari una cosa che si può fare a fine mese è quella di venirci a trovare a Merano, dove verrà installata una nuova mostra fotografica che verrà allestita alla Galleria Civica in via 8 Uber, e inizierà il 28 maggio e durerà fino al 4 giugno. Vuoi dire il titolo della mostra? Sì, il titolo della mostra è Namaste Nepal. Poi per quanto riguarda gli aiuti finanziari, si può in qualche modo digitare sulla pagina Facebook, e lì ci sono tutte le diciamo le indicazioni per eventualmente fare un bonifico, tutto. Oppure ricordo ancora che per ulteriori informazioni sono disponibile, e vi do di nuovo il mio numero di telefono, che è 348 477 9238. Perfetto. Aspetta, possiamo far vedere il volantino? Certo. Il volantino per in camera, così lo mettiamo. Namaste Nepal. Ecco, guarda. Ecco, questa è la mostra fotografica.
La mostra Merano dov'è che è di preciso? È in, c'è scritto lì in via 8. In via 8 Uber. 8 Uber, ok, via 8 Uber. Bello. È aperta dalle 15 alle 21, dal 28 maggio al 4 giugno. Perfetto, allora tutti invitati, tutti, cioè visto l'iniziativa, visto il tipo di... Mi raccomando, siate solidali. E generosi. Ivan, tornerai in Nepal? Ma io penso che sì, di sicuro tornerò, anche perché ogni volta che vado, quando torno a casa, sono sicuro che poi ritorno e fino adesso è andata così, insomma. E, penso che anche... una cosa che voglio dire è che a fine anno avremo quello che avremo raccolto verrà portato da una o più persone del gruppo e verrà consegnato, diciamo, quasi a mano al garante del comitato della Valle dell'Antano, insomma. Bene Ivan, ti ringraziamo per averci portato anche un po', anche noi un po' in Nepal, no? Certo, per ti essere hai fatto sognare un po'. Un po' sognare, e anche però rimanendo con i piedi per terra, certo. Vedendo quello che si può fare anche per delle situazioni di disagio dove le persone comunque soffrono e fanno fatica, quindi ti ringraziamo veramente di cuore. Grazie Ivan. Grazie Ivan, siamo a disposizione. A